Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, sii rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, sì, spera nel Signore. It is good to give thanks to the Lord, to make music to your name, O Most High. Your deeds, O Lord, have made me glad. For the work of your hands I shout with joy. O Lord, how great are your works! La luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch. Avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna.
no tengáis miedo. Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado. Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre nostro, qui es in cieli,
stanchi dice tu una ventù advenia regnum tu iad voluntas tua sicur in cielo ed in terra pane nostrum quotidianum da nobis hodie che dimitte nobis levita nostra sicur del nostri vittimum debitoribus nostri et ne nos induca in tentazione sed libera nos a malo. Vieni, vieni, Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sin et tuo numine, nihil est in homine, nihil est in nox. Vieni, Santo Spirito. Giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità. Thank you.
Vieni, vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni luce dei cuori, vieni datore della grazia che salva, vieni luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori, sii nel tuo nome, nihil est in homine, nihil est in nos. Mighty wind invades the world.